cresci viene da un interesse di quegli anni che riguarda il paesaggio, perché Cresci viveva a Matera, quindi aveva in sé, dove era andato insieme a un gruppo di sociologi urbanisti, aderisce quindi a questa idea di Ghirri e sono presenti nel progetto, che poi è una mostra, è un libro, le sue fotografie della Basilicata, che sono a colori. E che presentano, io trovo, in generale, aspetti di anche geometrizzazione del paesaggio, graficizzazione del paesaggio. Uno di questi soggetti è Mario Cresci. Mario è una persona che è molto conosciuta a Matera, ma anche molto conosciuta fuori da Matera. E è stato uno dei pionieri dell'esplorazione, della conoscenza di questa regione. È stato una figura che ha capito molto in anticipo la contemporaneità di questa regione, della sua tradizione millenaria. E ha capito che un giorno anche avrebbe potuto essere un luogo a cui si ritorna. Viene in mente appunto quel periodo vissuto a Tricarico dopo Parigi, ed è proprio il momento in cui decido, per necessità anche operative per il PRG di Tricarico, il piano regolatore di Tricarico, decido di usare la fotografia come elemento di ricerca anche di.